3.000 i posti di lavoro persi in Abruzzo nel secondo trimestre 2024, con un lieve decremento del tasso di occupazione. Il settore più colpito è quello industriale, in particolare il manifatturiero. L'economista Pino Mauro analizza i dati Istat del secondo trimestre 2024, situazione di stallo per l'automotive con il nodo Stellantis. Di contro cresce l'export, soprattutto il farmaceutico. Pino Mauro sarà uno dei relatori della quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit, che si svolgerà il 19 e il 20 settembre prossimi all'Aurum di Pescara, ideato dall'agenzia di comunicazione Mirus e promosso dalla Regione Abruzzo. Il calo dell'occupazione deriva dopo una crescita molto forte avvenuta l'anno precedente, dove l'Abruzzo ha registrato il 4,4% in più, quindi oserei dire una fase di assestamento. A questo si aggiunge anche un indebolimento complessivo del ciclo economico che sta avvenendo a livello nazionale, quindi questi fattori incidono moltissimo. Il legame con l'export qual è? È che se noi esaminiamo i dati dell'occupazione riscontriamo che il settore che registra la maggiore flessione è il settore industriale, soprattutto il settore del manufatturiero. Dall'altro lato, sull'export abbiamo una crescita trainata dal farmaceutico, circa il 40% in più, però anche qui abbiamo un calo dei mezzi di trasporto del 5,7%, che è appunto appartenente al settore dell'automotive. Ecco, a questo punto credo che occorra una riflessione per vedere come, in un certo senso, venire incontro alle imprese che sono sottoposte a questo processo di transizione, che a mio avviso non può essere a scapito delle imprese, ma occorre un grande progetto a livello europeo per sostenere questo cambiamento, che è ambizioso e giusto, dell'elettrico, ma al tempo stesso non può danneggiare le imprese caricandole di investimenti che sono abbastanza forti. Si parlerà naturalmente anche di questo nella quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit, un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un'occasione fondamentale per discutere il futuro economico della nostra regione, ha detto il presidente Marco Marsiglio. Beh, avremo, come anche nelle altre edizioni, presenze prestigiose, ministri della Repubblica, presidenti e amministratori delegati di importanti aziende pubbliche e private, statali e non, giornalisti di fama nazionale e internazionale. Questo è la dimostrazione di come l'Abruzzo stia diventando in questi anni una regione sempre più centrale, sempre più importante, sempre più considerata nello scenario geopolitico nazionale. Parliamo di economia in particolare, dobbiamo affrontare una nuova stagione complessa, una stagione che si annuncia densa di nubi su alcuni settori industriali, in particolare quello dell'automotive. La presenza dei ministri Crosetto e Urso su questo tema sarà molto importante. Diverse le tematiche trattate, riferisce l'assessore regionale Tiziana Magnacca. Le tematiche sono tematiche di grandissima attualità, che attengono sicuramente al grande momento di trasformazione industriale che non solo l'Abruzzo ma l'Europa sta vivendo, e rispetto al quale questa regione vuole porsi come regione di riferimento.